lì dietro. Quello che abbiamo fatto è per governare Roma, non per divertirci un anno a fare qualcosa d'altro. E tuttavia abbiamo fatto qualcosa d'altro. Abbiamo dimostrato, cioè, che si può, anzi, che la politica è fatta di idee, pensieri e persone. Persone che si mettono a lavorare faticosamente perché credono in una cosa, non perché fanno parte di un apparato di partito. Non c'è niente contro gli apparati di partito, però lo fanno perché sentono che quella cosa è importante. E se c'è una rifondazione necessaria della politica italiana è fatta in questo modo. E dunque, dopo le elezioni, avete sentito persone che mi hanno domandato: ma adesso che fai, come ti allei, l'Ulivo, quell'altro, la cosa rossa, la cosa gialla? E io continuo a dire una cosa semplice: quello che noi faremo da domani è quello che abbiamo fatto ieri, cioè non guardare la politica con il retrovisore di chi pensa che non cambia mai, ma sapere, capire, avere consapevolezza, e in questo caso provo, che una politica diversa, fondata sulla forza delle idee e delle persone, è possibile e può vincere. Quello che farò è portare questo metodo di lavoro in tutta Italia. E lo farò esattamente come abbiamo fatto qua a Roma. Intanto dimostrando agli italiani che c'è un lavoro duro. Un sacco di voti noi li abbiamo presi non perché hanno letto tutto il programma, ma perché, che ne so, avevano un orientamento politico, ma perché hanno visto che noi siamo stati gli unici che veramente hanno combattuto e si sono fatti in quattro per la città. La stessa cosa devono vedere in Italia, che non si parla in modo astratto delle formule, ma si va a spiegare il proprio pensiero. Come abbiamo sempre detto, la sfida non è solo supportare il governo Draghi, che è un governo istituzionale, straordinario, ma la sfida è quella di far votare gli italiani con la stessa logica per cui apprezzano Draghi. E questo è un lavoro culturale profondissimo. E non è mettere insieme, io lo dico al mio amico Enrico Letta, i 5 Stelle in tutta Italia hanno preso meno voti di noi in una lista. C'è un segno che le cose stanno profondamente cambiando. La gente si è stancata. E per me ora c'è solo quello che dobbiamo conquistare, cioè diventare la grande forza che questo paese ha aspettato per qualità dei contenuti, per qualità delle persone, per idealismo, entusiasmo e passione, e lo faremo. Grazie.